Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parliamo di alimentazione. Per farlo abbiamo invitato qui in ospite da noi la dottoressa Cristina Mucci, nutrizionista. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Parliamo di alimentazione e nello specifico parliamo di celiachia. Che cos'è la celiachia? Dunque la celiachia è un'enteropatia immunomediata cronica, che significa che è una patologia intestinale a carico dell'intestino, mediata dal nostro sistema immunitario che reagisce prepotentemente contro alcune molecole e che purtroppo è una malattia cronica. Che si manifesta quando la persona affetta da celiachia entra in contatto con delle sostanze di natura proteica che derivano da alcuni tipi di cereali, alcuni tipi di graminacee come il frumento, come l'orzo, come la segale. Si tratta del conosciutissimo glutine, ovviamente. Eh, la cui porzione eh, diciamo proteica solubile può essere la gliadina, può essere la secalina crea appunto questa reazione particolarmente importante e prepotente a livello intestinale con una serie di conseguenze spesso gravi eh, di malassorbimento nella persona. Ecco, eh, di celiachia si parla molto ultimamente, è un argomento anche abbastanza controverso, eh, ma come nasce, come si è sviluppata la celiachia nel tempo? Dunque, eh, in realtà è una malattia antichissima, eh, nota fin dalla notte dei tempi, eh, fin dall'era agricola e si è sviluppata, per meglio dire, si è espressa eh, quando l'uomo è passato dal, eh, dal nomadismo eh, al, all'essere stanziale, all'essere sedenta sedentario in quanto ha iniziato a coltivare alcuni tipi di cereali, tra cui appunto il frumento, eh, come fonte alimentare prediletta appunto per, il, per la sopravvivenza. E nel tempo l'uomo ha selezionato oh, sia per eh, migliorare la panificazione sia per una questione di palatabilità ha selezionato i cereali con una maggiore quantità di glutine, tanto che ad oggi le industrie vanno a selezionare quei chicchi di eh, cereali che contengono addirittura il 50% di glutine, con tutte le conseguenze purtroppo eh, particolarmente gravi nel celiaco. Eh, quindi è una malattia antica perché prima dell'era agricola le persone che avevano eh, questa eh, variante genetica, chiamiamola così, a livello del sistema eh, immunitario, erano selezionate positivamente perché avevano una maggiore risposta immunitaria. Ahimè, con eh, le attuali eh, diciamo, abitudini eh, alimentari eh, questa celiachia diventa un problema. Un problema. Ecco, stiamo vedendo delle immagini. Eh, ci sono immagino degli step necessari per affrontare questa, questa malattia. Eh, sì, dunque vanno fatte delle indagini tanto oh, di laboratorio eh, quanto poi bioptiche per essere certi di fare la diagnosi corretta. Eh, L'esame che eh, definisce la diagnosi precisa di celiachia ovviamente è eh, diciamo la coloscopia, eh, quindi in questo caso generalmente si, prendono, si fanno almeno due prelievi bioptici a livello dell'intestino tenue, nel duodeno e nel digiuno. Che Servono proprio per identificare la presenza di eh, villi intestinali atrofizzati perché fondamentalmente è quello che provoca la celiachia. Ma ci sono anche degli, delle indagini di laboratorio molto importanti eh, che vanno ad identificare gli anticorpi prodotti in un paziente, in un soggetto celiaco: antigliadina, anti-endomisio, antitransglutaminasi sono quelle più utili. Quindi diciamo quando uno eh, si accorge di avere qualche difficoltà, soprattutto dopo i pasti, ehm, specialmente eh, quelli formati da mh, non so, pane, companatici, pasta, eccetera, il, lo step eh, principale, il primo step è quello di rivolgersi a uno specialista, nello specifico un nutrizionista. Allora il primo step è eh, valutare che non ci siano altre patologie. Quindi in questo caso direi che il primo step dovrebbe essere quello di rivolgersi al medico di, di base, base che poi eh, per accertare la diagnosi eh, si dovrà rivolgere ad uno specialista eh, fino poi ad arrivare al nutrizionista eh, la cui funzione è quella di rieducare il soggetto quindi il paziente alla giusta alimentazione ecco perché lei diceva eh, che è cronica quindi sì. non c'è una soluzione definitiva per poi dopo eh, liberarsene No, non c'è una soluzione definitiva, l'unica soluzione definitiva è quella di escludere completamente, drasticamente e per sempre il glutine dalla tavola. È l'unica possibilità di scelta perché al di là uh, di come viene espressa la, ma la malattia, perché poi ovviamente c'è una eh, soggettività nell'espressione della, uh, della celiachia in ogni persona, però uh, il contatto anche di una sola volta con una piccola quantità di glutine potrebbe innescare nuovamente quei fenomeni a livello del tratto gastrointestinale, ma non solo, che eh, spesso sono eh, particolarmente aggressivi. Ma è quindi una malattia che si lega forse anche alla genetica? C'è cioè qualcosa di ereditario? Ha un'impronta genetica, sicuramente. E, eh, tra l'altro, eh, come malattia genetica, è una delle più frequenti ed è legata appunto a questo sistema immunitario, a questo sistema si chiama antigenico leucocitario HLA e che in alcune persone esiste in una variante particolare eh, che li predispone maggiormente appunto alla celiachia. Infatti chi è celiaco eh, generalmente eh, fa fare gli esami anche ai propri familiari di primo e di secondo grado, quindi figli, eh, quindi i genitori, quindi fratelli, perché la probabilità che anche il parente di primo o secondo grado abbia questa variante allelica genetica, chiamiamola così, è sicuramente molto elevata. Ma eh, ci sono delle percentuali di incidenza nella popolazione per cui si può dire che insomma, la celacia sia piuttosto frequente? Eh, sì, eh, sono sottostimate in realtà, perché in Italia attualmente si conoscono 200.000 casi di celiachia. Ma si pensa che sia solo la punta dell'iceberg, perché in realtà si fa una stima di addirittura 600.000 casi, quindi una casistica molto elevata. Ehm, tra l'altro, nelle donne c'è una maggiore frequenza di celiachia, addirittura in un rapporto 2 a 1 donne-uomini, quindi, nelle donne sicuramente è molto più frequente eh, la probabilità di andare incontro alla, alla celiachia. Ma le capita spesso magari che eh, questa, si può dire malattia, no? eh, venga sottovalutata, magari trattata un po' come se fosse una sorta di intolleranza, in realtà mh, non è così. Sì, eh, spesso, molto spesso, eh, soprattutto quando eh, si verifica in età adulta. Un tempo si pensava che la celiachia fosse solo ed esclusivo appannaggio del, eh, dell'infante, del, del bambino in età da svezzamento perché aveva malesseri generali, diarrea, eh, vomito, nausea, eccetera. In realtà eh, ci sono delle forme anche molto subdole eh, di sintomatologie legate alla celiachia che si sviluppano nell'adulto e che spesso eh, sono confuse con colon irritabile, con dolori articolari vari, con neuropatie strane, con ad esempio dermatiti, alopecia, addirittura stomatiti afte, che spesso eh, vengono diagnosticate come un sintomo così a specifico, ma in realtà fanno parte di un quadro generale di, eh, di celiachia. Ecco, però appunto non è da, so da sottovalutare perché eh, insomma porta diversi disagi da quel che ci stava raccontando. Ma la cecchia può essere associata in un certo senso alla sensibilità al glutine o sono proprio due cose completamente diverse? Sono due cose diverse ma che eh, hanno un unico punto d'incontro. Che è legato ai sintomi. I sintomi sono identici, quindi nausea, vomito, ma soprattutto diarrea, flatulenza, malassorbimento di eh, molti eh, nutrienti. Ma in realtà le cause sono diverse. La celiachia ha una causa genetica e, quindi, porta alla formazione di anticorpi, immunoglobuline di tipo A. La gluten sensitivity no. Quindi, il primo passo da fare è appunto quello laboratoristico di fare un'indagine, eh, magari con un prelievo di sangue spesso la gluten sensitivity o è legata ad un'allergia anche alle proteine contenute nel grano eh, oppure molto più frequentemente perché tanto ci soffre la maggior parte della popolazione italiana è legata ad un'alimentazione sbagliata che va ad aumentare i livelli di infiammazione irritando l'intestino che diventa sensibile alle proteine del glutine Ecco, allora, per chi ci sta guardando da casa e magari eh, rileva di avere queste difficoltà e, e ha bisogno di un parere di un esperto, ci può dire magari i suoi contatti dove la possiamo trovare online sui social? Sui social mi trovate su Instagram, su Facebook, eh, su tutti i, i social possibili eh, con il mio nome, ovviamente dottoressa Cristina Mucci, Mondo Nutrizione, altrimenti sul mio sito eh, scrivo spesso tanto su questo e tanti altri argomenti eh, su www.nutrizionistacristina Mucci. E, e poi c'è ovviamente il mio contatto diretto con il mio numero di telefono. Ecco, fantastico, <ride> grazie mille. Adesso sappiamo come contattarla. Io ringrazio la dottoressa Cristina Mucci per essere stata qui con noi, per averci raccontato che cos'è la celiachia e per averci raccontato che si può affrontare. Eliminando il glutine dalla propria alimentazione, ma eh, sapendo che è fattibile e affrontabile, come cosa. Quindi grazie, grazie mille, mille per grazie. il suo contributo. Grazie, grazie a voi. Grazie mille a tutti voi da casa che ci avete seguito fino a questo momento. Io vi do appuntamento per la prossima puntata. Vi auguro buon proseguimento di serata.